associazione Il Quadrifoglio, Amici del Navarolo, e poi c'è anche la Proloco quest'anno che si è aggiunta alla nostra manifestazione. Diamo inizio alla proiezione premiando, è la finalissima del Festival dei Coltivacorti Diretti 2022, ma prima abbiamo una chicca, i nostri... Una chiccona, ho qui una chiccona. Non so cosa può dire Cremona 1 che ci sta riprendendo, speriamo oddio, che speriamo. Taglino quello che... Taglino quello le stupidate che diciamo. Abbiamo i nostri ragazzi di Commessaggio, della scuola di Commessaggio, che hanno fatto quello che hanno potuto, il loro cortometraggio, e noi abbiamo il piacere di presentarvelo in esclusiva, in diretta, fuori dal concorso, perché ci sembrava doveroso a Commessaggio, in questa favolosa location, il nostro ponte di barche con il favoloso torrazzo che ci sta vedendo anche se coperto da qualche pianta, e quindi vi auguro una buona serata e buon divertimento, e do la parola a Mimma. Grazie. Bene, bene. Allora, noi come gruppo ambiente Il Quadrifoglio di Commessaggio facciamo, insomma, un gruppo di noi donne, facciamo le volontarie alla scuola primaria di Commessaggio. Per avere il tempo pieno il pomeriggio noi o apriamo la biblioteca o aiutiamo i bambini a fare i compiti. Io ho fatto un percorso sui rifiuti, perché i rifiuti è sempre un po' una cosa bistrattata, tutti sono bravi e nessuno è bravo, e con i bambini ho insegnato a fare la raccolta differenziata. Una cosa semplice, non come dice Federico, una cosa eccezionale, una cosa semplice, perché ci ha ripreso con un telefonino l'animatore che partecipa alle attività della scuola. Quindi un telefonino, una cosa sulla raccolta differenziata, i bambini sono divertiti come i guai, e abbiamo giocato e ci siamo divertiti. È emozionata, non succede mai. Io quando parlavo di chicca non dicevo sulla qualità, perché i bambini bisogna apprezzare tutto quello che fanno, dicevo che si sono presi cuore un tema importantissimo, e lo sappiamo tutti, che è quello dei rifiuti. E benvenuti alla quarta edizione del Festival Coltivacorti, siamo molto contenti di essere tornati dopo tutti questi anni di stop, siamo molto contenti in questa bellissima cornice di Commessaggio. Non si sente, Stocchi, alza il volume. Prova, si sente? Bene, ottimo. Allora, stavo dicendo, grazie per essere accorsi così numerosi questa serata bellissima, grazie al tempo che ci ha sostenuto. E, siamo molto contenti, dicevo, di essere tornati. E devo dire che dopo questi anni di stop, aver ricevuto così tanti lavori per questa edizione, soprattutto di alta qualità, ci rende molto orgogliosi, perché vuol dire che il nostro festival sta diventando importante e conosciuto a livello nazionale, ma soprattutto anche internazionale. Quest'anno abbiamo ricevuto tantissimi lavori dall'estero. E direi di iniziare subito con la serata. Invito gli organizzatori dell'evento, che sono ovviamente il sindaco di Commessaggio che ci ospita, la compagnia Genitori Instabili rappresentata da Walter Cavalli, l'associazione Il Torrazzo rappresentata da Federico Agosta del Forte, Marco Pasquali per la Proloco di Commessaggio e Mimma Vignoli per il gruppo Quadrifoglio. Due parole veloci, mi raccomando. C'è il faro che ti annebbia, però. Buonasera a tutti. Cornice incredibile, secondo me è uno dei posti più belli del territorio. Benvenuti e a Commessaggio. Dopo 4 anni, l'ha detto prima, hai detto le parole che volevo dire io, ci ritroviamo qua, è nata qua l'iniziativa grazie ad un incontro un po' articolato con i Genitori Instabili, il nome dice tutto, le associazioni del paese, il Quadrifoglio, la Proloco, l'associazione culturale Il Torrazzo e l'amministrazione, per dar vita a questo evento, che sembrava una cosettina così, perché io non conosco il mondo, poi invece in realtà abbiamo scoperto che è diventata una cosa molto interessante e molto ambita, quindi ci sono dei corti molto interessanti che io però mi hanno raccontato molto belli, una giuria assolutamente qualificata, che poi non voglio rubare nulla al presentatore perché chiaramente ci pensa loro, quindi io tolgo... Vi lascio la parola, non evito di allungarmi troppo, quindi io vi auguro una buona serata, un buon divertimento, e
e grazie a tutti gli organizzatori per lo sforzo che avete fatto, perché ce n'era bisogno dopo tanti anni chiusi in casa. Vedo che la gente ha risposto molto bene e quindi è assolutamente un buon risultato. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Quest'anno anche la Proloco ha contribuito a realizzare questo evento e siamo molto felici di questo, perché potersi ritrovare qui a Commessaggio in questo splendido ambiente per visionare questi cortometraggi che arrivano, come detto, anche dall'estero, che parlano di ambiente, di natura, è sempre qualcosa di davvero interessante. E quindi noi siamo felici di aver collaborato a questo evento, ringraziamo per la vostra partecipazione, perché è un evento che vale davvero la pena, che è nato qualche anno fa e che ospitiamo sempre molto volentieri. Grazie. Qui continuano a dire stringi, 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 hanno già detto tutto, tutti e tutto. Grazie della presenza e ci vediamo nei prossimi giorni. Bravissimo, bravo. Due parole sul cibo. Noi questa sera vi abbiamo fatto mangiare cibo contadino. Dimmi dove devo andare. Ho venduto la luce in dioccio. Perché sei bella. Quindi cibo contadino dei produttori del territorio, biologico e se non biologico, di piccoli produttori. Per sostenere un'economia di territorio, per sostenere le nostre campagne, i nostri contadini. Brava. Genitori stabili, non vedo niente, usiamo il cinema per parlare del nostro territorio, di ambiente, come dicevano tutti. Siamo felicissimi che abbiamo ricevuto cortometraggi da tutto il mondo, perché questo ci dà un certo orgoglio e adesso ci è il piacere di vederli. Quello che voglio dire è che, siccome che ne sono arrivati quasi 100, non tutti li vedremo, in modo itinerante li faremo vedere tutti nel nostro territorio durante l'estate e l'autunno. Grazie. Adesso facciamo i seri, se ci mettiamo un po', ci fanno una bella fotografia, perché io deve restare agli atti. Hanno restituito una tabella di votazione e abbiamo, insieme ai loro voti, abbiamo appunto decretato i vincitori. Lascio la parola a loro per dire due parole, quello che hanno visto, quali le loro impressioni. Francesco, salvi. Grazie, prego, arrivederci, non andare via. Intanto complimenti, perché siete riusciti a domare i moscerini, che erano tutti qua prima. Quando sono arrivato, gli abbiamo fatto paura. Hanno visto i film, i primi, e poi sono andati, e c'è anche loro. Esatto. Ma erano tutti bloccati qua, hai visto, incredibile. Niente, io vi ringrazio di questo invito, tra l'altro sono venuto qua molto volentieri, perché queste zone qua, io non ci sono nato, ma mia moglie è di qui proprio, esatto. Di Vico Villignano. È un lignano, ma mi fa ridere. Vero? Ma sì, ma è una roba, infatti cercavo di insistere a venire, ma quando si mette in testa una roba, essendo... Tra l'altro, Vico Bellignano, siamo in un albergo, in un residence, Luna, e lei è nata lì, però era casa sua quella lì. Sì, però siccome era una famiglia povera, hanno venduto a quelli della Luna, e allora, infatti lei un po' la Luna ce l'ha, essendo... E comunque è sempre una zona molto piacevole. So quello che fa Paolo con la sua signora, con i genitori stabili, e sapevo che prima o poi sarei arrivato in questa zona. Abbiamo mangiato benissimo, bevuto meglio, per cui vi passo a Paolo. Io dovrei raccontare i bei lavori che abbiamo visto, con grande imbarazzo dovevamo esprimere anche un giudizio. A me personalmente mi mette sempre in imbarazzo quello, infatti cerco sempre di evitare i festival dove si danno i premi, i primi, i secondi, perché ogni lavoro porta l'impronta di... così, di intanto un grande desiderio, quello di raccontare attraverso le immagini uno stato d'animo, un sogno, un racconto che l'autore, gli autori offrono agli altri. Quindi la considero sempre un'opera d'arte. L'arte è questo legame, qui oltre a un grande attore, siamo legati da... Amicizia, grande amicizia. No, perché poi nasce da... Quanti film abbiamo fatto? Quattro ne abbiamo fatti. Io ho tentato di rovinargli, ma è sempre riuscito a fare dei gran bei film. sì, quindi ci siamo. Infatti andremo anche ad un altro festival dove hanno proprio
creato un premio a questo nostro incontro. A Cecina, sulla sponda ovest dell'Italia, in Toscana, vicino al mare. Io andrò con costume o col bikini, cosa dice? Bel bikini giallo per la sera. Francesco, oltre appunto che essere un grande attore, ho pochi amici attori, lui è uno dei rarissimi, forse non mi ne viene in mente un altro. Francesco è anche un grande pittore, un grande artista. Beh, adesso Paolo esagera perché mi vuole fare diventa rosso, io non divento rosso perché ho la faccia come il culo, cosa gli posso fare? Il problema è che ho il culo come la faccia, il problema è questo. No, a parte gli scherzi, Paolo è un grande regista, allora, dico una cosa sola, ma anche se l'inizio può sembrare, grazie, così parlo stereo, no. Andai a fare un film negli Stati Uniti e a Pittsburgh e a Hollywood, mi viene a prendere uno, perché lì, siccome per loro lo spettacolo è un affare, vogliono fare i soldi, fanno delle cose belle ma che guadagnano anche, no? E quindi studiano. È venuto a prendermi uno, non un tassista o uno qualunque, è venuto a prendere uno studente del locale istituto di studi cinematografici, quelle cose lì, e appena arrivo mi saluta in italiano. Io dico, orco can, non solo studia il cinema ma anche l'italiano, sapeva dire solo ciao, però so che c'è qualcosa. E mi dice, tu hai lavorato con Paolo Bianchini? Dico, la madonna, perché l'avevo mandato io, è una comparsa. Perché questo qui, avendo studiato i film di Quentin Tarantino, un riudo italiano che ha avuto grande successo con i vari film, sempre molto forti, a volte anche proprio violenti, ha citato fra i suoi maestri tre grandi registi italiani, il primo dei quali era Paolo Bianchini. Io sono rimasto, quando sono tornato gli ho dato del lei, ma era sempre lui, che citava anche i titoli, adesso non so se me ne ricordo bene, Ipnos, Follia di un massacro, e l'altro non mi ricordo. Sembra forse un'agenzia di pompe funebri, lo voglio morto. E parlava di questo effetto enorme, diceva che Bianchini, poi c'erano anche altri due, se non sbaglio era De Leo e Bava, se non sbaglio, registi, grandi registi degli anni 70, perché Paolo non sembra, ma negli anni 70 era già famoso. Film, e mi diceva questo qui, ma come ha fatto a fare quella scena dove il deserto, che il deserto si muove, come una specie di sommovimento bradisistico, cosa, quanto avrà speso? Non lo so, glielo chiedo. Quando sono tornato in Italia mi ha spiegato, mi ricordo benissimo, abbiamo preso un pentolone, l'abbiamo messo sul gas per fare il minestrone, sopra non so cosa ci hai messo, della graniglia, della polenta, qualcosa, sotto alzando e abbassando il gas la polenta si alzava e col teleobiettivo faceva l'effetto del deserto. Questo per dire, gli americani avrebbero buttato giù una città, buttato il sale, costruito il deserto, dopodiché con delle pompe idrauliche sotto avrebbero costo 2 o 3 miliardi e loro se la sono cavata col minestrone Knorr. Questa è la genialità umana di cui è giusto omaggiare le persone come Paolo. È la fantasia dei poveri. Cominciamo dall'inizio. Paolo è rota. Paolo è rota. Riparte? Vai. Parto. Vai. No. Vado. No, tutti belli, li abbiamo visti con grandissimo piacere. Lo so. È stato difficile sceglierli, selezionarli. In particolare quelli che mi hanno coinvolto di più, perché sono molto legata, erano i corti dedicati, fatti dai ragazzi, i corti fatti dai bambini delle scuole. Tutti bellissimi, io li avrei premiati tutti, non voglio anticipare quali sono i vincitori, comunque tutti e quattro quelli che erano stati selezionati erano tutti meritevoli. La cornice, stupendo la location, i genitori instabili fanno parte dei 50, 49 per esattezza cineclub che formano la Federazione Italiana dei Cineclub, la FEDIC. La FEDIC ha circa una ventina di festival in tutta Italia, a REF, una rete di festival FEDIC, e anche i genitori instabili con questo festival, con questo concorso cinematografico, fanno parte appunto di questo numero.
niente, abbiamo visto questi cortometraggi, sono tutti belli, tutti meritevoli, appunto ripeterei le stesse cose, andrebbero tutti premiati. Certo, lì c'è anche la distinzione, a volte specialmente nei cortometraggi scolastici ci sono delle scuole che si avvalgono con delle produzioni magari più professionali, altri invece si adoperano con i propri strumenti che hanno nelle scuole, però lì va premiata a volte non sempre la qualità, magari va premiata anche l'idea, il lavoro che c'è dietro, le motivazioni. Noi per esempio abbiamo, faccio un esempio, in un festival abbiamo premiato un cortometraggio che a differenza degli altri magari tecnicamente non era di alta qualità, ma a livello di inclusione, a livello di ragazzini a Bibbio Valencia era in quel caso, tutti figli insomma di personaggi un po' scomodi dell'Andraghet e tutto, sono riusciti insieme agli insegnanti a realizzare un prodotto. Che realizzare un prodotto, un cortometraggio, significa anche stare insieme nel dopo scuola, studiare un'idea insieme, e quindi anche quello è stato premiato proprio per questo motivo, ecco. Ok, grazie. Grazie a tutti, speriamo, siamo pronti, proviamo, incrociamo le dita, grazie, vi chiamiamo dopo per le premiazioni. Esatto.